che magari... Claude, la prima domanda è inevitabile, e come hai capito che uno straordinario compositore come Francis Lay poteva essere uno dei più grandi compositori per il cinema? C'est comme dans les histoires d'amour, quand on rencontre la femme de sa vie, là c'était l'homme de ma vie, voilà, et j'ai su tout de suite qu'il faisait de la musique comme moi je faisais des films. Beh, è un po' difficile da spiegare, un po' quando si incontra, è una storia d'amore, come si incontra la donna della propria vita, si sa, si percepisce la prima volta, e lui crea musica così, nello stesso modo in cui io faccio i miei film, creo i miei film. Nei tuoi film la musica ha un ruolo fondamentale, tu prima di esordire al cinema fatto la regia di circa 100 scopitoni erano gli antenati dei videoclip negli anni 60 che poi venivano inseriti nei jukebox che però invece di far partire i film, invece di far partire la musica facevano partire dei piccoli cortometraggi, dei piccoli film. E certo con te il cinema sonoro è cambiato perché il rapporto tra le immagini e la musica nel tuo cinema è veramente una delle grandi invenzioni. C'est difficile d'expliquer l'inexplicable. È difficile spiegare l'inesplicabile. Mais disons que quand j'ai commencé à faire ce métier, j'ai eu plus envie de toucher le cœur des gens che la matière grise e la loro intelligenza. Beh, da quando ho cominciato a fare il cinema, forse anche da prima, ho sempre voluto toccare il cuore delle persone che non lamentano l'intelligenza delle persone. Il Yashe... Un uomo e una donna è un film straordinario e mi piacerebbe sapere come hai immaginato i due protagonisti, come hai immaginato.
nato Bedignanti, fino a quel momento aveva avuto più una carriera italiana che una carriera francese. E come hai pensato che la protagonista potesse essere venuta bene, che veniva tra l'altro anche lei da alcuni grandi film italiani, da Dolce Vita, da Otto e Mezzo? Le hasard dans ma vie a beaucoup de talent. Devo dire che il caso nella mia vita ha mostrato molto, ha avuto talento. E c'è lui qui décide de tout ce que je fais. È il caso che decide tutto ciò che faccio. Quand j'ai fait un homme et une femme, j'avais envie de filmer un homme et une femme, pas un acteur et une actrice. Quando ho deciso di fare l'uomo e la donna, volevo girare un film, fare un film che parlasse di un uomo e di una donna e non di un attore e di un'attrice. Donc je voulais filmer un homme et une femme qui joue pas, comme dans la vie. E per, volevo quindi filmare due persone, un uomo e una donna, che non recitano, ma vivono. Il y a sur cette terre 7 milliards de gens qui ont le rôle principal de leur vie. E quindi ci sono 7 miliardi di persone su questa terra e il loro ruolo, la parte principale è quella di vivere. E il y a 7 milliards de gens qui font la figuration pour votre vie. E poi ci sono anche 7 miliardi di persone che filmano, fanno anche gli extra. Voilà, donc j'aime bien dans mes films filmer des gens qui ne sont pas des héros ou des salauds, qui sont simplement des hommes et des femmes qui sont fragiles et qui certains jours peuvent être des héros et d'autres jours des salauds. Voilà. Donc les personnages de mes films, disons qu'ils sont c'est des gens qui sont un peu moins dégueulasses que les autres et c'est cela que j'aime filmer. E quindi amo fare i miei film e fare film che parlano di persone che non sono solamente degli eroi oppure dei criminali o persone cattive, ma persone che magari in un momento della loro vita sono eroi e in altri momenti invece sono dei disgraziati. E io cerco di filmare o di raccontare storie di persone che siano meno brutte, meno disgustose di quelle che poi vediamo nella vita. Voilà, c'est ce cinéma que j'essaie de faire et... Comme je le disais ce matin, je ne suis rien d'autre qu'un cinéaste amateur qui a eu la chance de trouver un public. Ed è quello che voglio fare, quello che ho sempre fatto, come dicevo prima, io sono un cineasta ed è quello, l'unica cosa che voglio fare nella mia vita ed essere un cineasta amatore. Possiamo accendere un attimo le luci della piazza per fare vedere a Claude Leluch la platea. Vuole fermarsi per mandare il messaggio del bucchino. Comme le cinéma est un art naturel, je pense qu'un jour, il y aura un cinéaste qui sera tellement formidable, tellement extraordinaire, qui aura tellement de talent, qu'en deux heures, je dis bien en deux heures, il pourra peut-être nous faire passer de l'enfer au paradis.
E poiché il cinema è un'arte naturale, penso che ci sarà un giorno, un momento in cui un grandissimo cineasta farà un film così bello, così meraviglioso, che in due ore farà passare il pubblico dall'inferno al paradiso. Viva il cinema e viva Claude Leluch.